Antonino Miccio, rete civica, l'illegalità diventa un qualcosa di virtuoso. Sì, è una cosa molto bella, oltretutto che nasce dal basso, voluta dalla scuola, dai cittadini, quindi è una cosa di veramente molto molto interessante e molto piacevole, perché quando chi lavora come me, come noi, della tutela del territorio, si rende conto che sul territorio ci sono delle iniziative che addirittura ti coinvolgono e che coinvolgono molte, molte più persone, non può che fare veramente molto molto piacere. Questo è anche un segnale di speranza, no? Perché si è sempre detto che forse sull'isola la sensibilità alle questioni ambientali non era il massimo, ogni tanto insomma qualche segnale confortante sì, arriva. Sì, ma noi siamo vittime dei luoghi comuni, allora il luogo comune è che non ci interessiamo, che il cittadino non si interessa, non è vero, non è vero. Ci sono molte persone che hanno a cuore il proprio territorio, e che non significa essere ambientalisti o altro, significa semplicemente avere a cuore il proprio territorio, oppure l'educazione dei propri figli. Mi pare una cosa talmente normale e giusta che c'è poco da dire.